non vedo chiarezza, non vedo un piano, ecco, non vedo un piano, vedo un Napoli che naviga a vista. E siamo al 21 agosto, 21 agosto, tra 9 giorni è finito il mercato. Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario del Darion, oggi è mercoledì 21 agosto. Mancano 9 giorni alla chiusura del mercato e io, ragazzi, a 9 giorni dalla chiusura del mercato, sinceramente, non capisco qual è la strategia del Napoli. Non lo capisco perché ieri sono uscite due notizie in particolare che mi hanno fatto ripensare alle parole di Conte e di Ivanna quando dicevano abbiamo le idee chiare. Io sinceramente queste idee chiare non le sto vedendo. Partiamo dalla notizia numero 1. Allora, Gaetano. Gaetano ieri pomeriggio è uscita la notizia di Ciro Troise che praticamente Gaetano è stato reintegrato in rosa. Ripercorriamo la situazione di Gaetano. Conte non lo vede. Ok, non fa parte dei piani di Conte, quindi messo tra i cedibili. Arrivano le offerte di Parma, di Cagliari, principalmente quella del Parma, è quella più, diciamo, che convince il Napoli. Arriva Giuffredi, il caro Giuffredi, che sia sempre lodato, che dice Cagliari o niente. Nel mentre si gioca a Verona con Iaccarino e Sacco. E Mezzoni riserve e Gaetano poi pubblica la storia su Instagram, una storia dove penso si sia scagliato contro Conte. Dopo tutto questo casino, ieri Gaetano viene reintegrato, ma allo stesso tempo però viene detto che è cedibile. Cioè, voi avete capito il senso di come è stato gestito Gaetano dal Napoli? Io non l'ho capito, sinceramente non l'ho capito. Cioè, che senso ha avuto non portarselo a Verona? Poi magari non lo usava lo stesso Conte, però almeno te lo portavi in panchina, poteva essere un'opzione. No, non lo porti, però poi 2 giorni dopo lo reintegri in rosa. Cioè, capite che non ha senso sta cosa. Non ha senso. E ora, perché è stato reintegrato? Io penso perché non ci sono altre alternative. Lo stesso, cioè pure Furuncio, no? Che succede? Domani esce la notizia che viene reintegrato pure lui. Cioè, come sta gestendo la società i giocatori cedibili? Io non lo sto capendo. Perché lo hai reintegrato in rosa, Gaetano? Perché ti sei accorto che non c'è alternativa e quindi te lo porti per avere un'opzione a partita in corso? Ditemi voi qual è il senso di questo reintegro di Gaetano in rosa, perché io sinceramente questo reintegro, dopo tutto quello che è successo fino a ieri, non l'ho capito. Così come non sto capendo l'uscita di Zerbin. E attenzione, non è l'uscita di Zerbin in sé che non sto capendo, sono le tempistiche che io non capisco. Perché? Perché l'agente di Zerbin ha confermato che è vicinissimo alla cessione al Monza. Ora, da quel che ho capito dovrebbe essere una cessione a titolo definitivo. Ora, noi domenica giochiamo contro il Bologna. Allo stato attuale abbiamo 4 esterni di centrocampo, se consideriamo Di Lorenzo Braccetto. Questi 4 esterni sono Spinazzola, Olivera, Mazzocchi e Zerbin. Zerbin contro il Verona non c'era perché era squalificato, però contro il Modena c'era. Noi siamo già in carenza in quel reparto. Ci abbiamo uno Spinazzola che 90 minuti non se li può fare. Quindi, ragazzi, anche domenica io penso che Olivera non giocherà perché deve dare il cambio a Spinazzola. Quindi prepariamoci forse a rivedere Juan Jesus Braccetto. Quindi tu a sinistra c'hai Spinazzola e Olivera. A destra in teoria c'è solo Mazzocchi. Perché Zerbin lo dai via adesso? Gioca la partita col Bologna, te lo porti in panchina e poi lunedì, il giorno dopo la partita, ufficializzi la cessione di Zerbin sperando che nella settimana arrivi un esterno o un difensore centrale. In questo modo poi Di Lorenzo può essere rimesso sul tutta fascia. Cioè, perché tu mi dai via Zerbin prima della partita del Bologna quando è evidente che abbiamo una carenza di esterni di centrocampo?
È mai possibile che a 9 giorni dalla chiusura del mercato il Napoli pare che sia in balia delle onde? Io, no, io sinceramente sto vedendo un Napoli che sul mercato è impotente, è debole, è confuso, è confusionario. Io ho le idee chiare che Manna va dicendo con tanta fierezza, io non le vedo. Io le idee chiare le vedo da parte dell'Atalanta. Ora, nelle ultime ore, tanti tifosi del Napoli, me compreso, stanno, diciamo, invidiando l'Atalanta, ok? Ma il problema, no? Allora, uno quando parla di Atalanta non parla dei risultati sportivi, non parla della bacheca. Io quando dico invidio l'Atalanta, invidio il modo in cui la società lavora. Perché, ragazzi, l'Atalanta in un giorno ha preso il sostituto di Scamacca. Retegui l'hanno preso in un giorno. In un giorno hanno chiuso Bellanova. Anzi, meno di un giorno. Ieri mattina si diceva Atalanta interessata a Bellanova. Nel pomeriggio Fabrizio Romano ha dato lì Rui Go. Tra l'altro pagandolo poco, 20 milioni. Ragazzi, Bellanova 20 milioni è un ingaggio inferiore ai 2 milioni. Era un nome assolutamente prendibile per il Napoli. L'Atalanta c'ha il problema Koopmeiners. Non è ostaggio di Koopmeiners e intanto si prende Samardžić e prende Brescianin e c'ha pure Zaniolo. Cioè, l'Atalanta sa muoversi sul mercato, sa programmare, sa trasformare i problemi in occasioni, sa reagire agli imprevisti in modo tempestivo, in modo efficace. È questo che si invidia all'Atalanta, non i risultati sportivi. Ma ci rendiamo conto che il Napoli è da 1 mese e mezzo che non riesce a prendere Lukaku. Ci rendiamo conto che il Napoli è ostaggio di Osimhen. Ci rendiamo conto che a 9 giorni dal mercato vanno fatti almeno ancora 4-5 acquisti. Noi stiamo a 1 mese ancora a parlare di Lukaku. E ragazzi, io adesso dico una cosa, questo è un mio parere, è un pensiero che ho fatto perché penso che andrà a finire così. Noi Osimhen lo venderemo il 31 agosto. Anzi, scusa, il 30, perché chiude il 30 il mercato. Lo venderemo il 30 agosto, sapete perché? Perché il Napoli, secondo me, ha usato una strategia che non ha funzionato. Perché? Hai sbandierato i 420 che vuoi vendere Osimhen e in contemporanea hai sbandierato i 420 che l'unico piano A, diciamo, non hai un piano B oltre a Lukaku. Esiste solo Lukaku su tutta la faccia della terra. E che fa il Chelsea? Mica è scemo. Che fa? Ti fa l'opera di carità, ti dai 100 milioni per Osimhen e poi ti dà Lukaku in prestito? No, sanno che Osimhen se ne vogliono sbarazzare, sia la società e sia il calciatore vuole andare via, e in contemporanea sanno che Lukaku è l'unica scelta. Quindi che fanno? Si temporeggia, si arriverà al 31 agosto, il Chelsea farà un'offerta bassa, scordiamoci i 100, scordiamoci gli 80, scordiamoci forse anche i 60. Faranno un'offerta bassa, tu sarai costretto ad accettare questa offerta perché è il 30 agosto. Poi, dopo aver ceduto Osimhen, prenderai Lukaku e forse ti faranno lo sconticino. Forse. Per me così andrà a finire, a meno che poi Di Laurentiis non caccia fuori dal cilindro la rabbia. Ma siamo sconvinti che Osimhen voglia andare in Arabia? Ecco, quindi, ragazzi, il Napoli io lo vedo in totale sbando. Mi dispiace. In 9 giorni io non credo che possano fare chissà che cosa. Ora, David Neres è fatto, ragazzi, non vi preoccupate, perché ieri sotto al video ho visto un po' di preoccupazione. State tranquilli, è fatto. David Neres è ufficiale, lo annunceranno oggi pomeriggio, probabilmente. Si è fatto l'allenamento a Castel Volturno con i ragazzi, quindi è fatto. State tranquilli. Mo' Lukaku verrà preso, per forza di cose. Ecco, io un'altra cosa che non capisco, no. Lukaku è l'unico nome che hai in mente per sostituire Osimhen. Prendilo, prendilo adesso. Tanto lo sappiamo che Osimhen verrà ceduto. Cioè, perché noi dobbiamo vendere prima di comprare? L'Atalanta c'ha il problema Koopmeiners. Bene, si prendono Samardžić nel mentre. Ma l'Atalanta c'ha gli incassi della Champions League. Ma scusate, noi non abbiamo gli incassi della cessione di Osimhen. Cioè, Osimhen, ragazzi, i soldi che prenderai dalla cessione di Osimhen li investirai su Lukaku e forse su McTominay, che ha detto Petullà che lo United è disposto anche a scendere a 20 milioni.
per il prezzo del cartellino. Quindi tu con la cessione di Osimhen prenderai Lukaku, probabilmente McTominay, e se avanza qualcosina l'esterno destro al centrocampo. Io sto cercando di essere calmo, di essere tranquillo, però qua ogni giorno che passa la preoccupazione sale a dismisura, ma proprio a dismisura, perché ripeto, io non sto vedendo una società che ha le idee chiare. Poi io sbaglierò, domani vengono ufficializzati tre colpi così, dal nulla. Sarò contentissimo di dire ho sbagliato, ma io oggi non vedo proprio una chiarezza, non vedo un'efficacia che mi fa dire il Napoli sul mercato si sta muovendo bene. Detto questo, voglio chiudere il video parlando di una notizia che ha dato Fabrizio Romano ieri pomeriggio. Romano ha detto che il Napoli ha chiesto informazioni per Amrabat. Ecco, allora, anche Amrabat, no. Noi stiamo dicendo da settimane al Napoli serve quel centrocampista che sa fare la doppia fase, sa sia difendere che attaccare e che abbia nelle gambe dei gol che Anguissa e Lobotka non hanno. Bene, Amrabat è il classico mediano che eccelle nell'interdizione e che è capace di far partire l'azione. Cioè, Amrabat, ragazzi, è un giocatore che in più di 300 partite ha fatto 6 gol. Siamo ai livelli di Anguissa praticamente. Non è uno che c'ha i gol nelle gambe. Ora, secondo me Amrabat è un'alternativa a Gilmour. Cioè, Amrabat è un giocatore che potrebbe fare l'alternativa di Lobotka, non del mediano box to box che deve attaccare e fare gol, perché non ce le ha nelle gambe i gol. Quindi Amrabat per me è un giocatore che dà il cambio a Lobotka e che in contemporanea è alternativa a Gilmour. Mo, qual è il problema di Gilmour? Il Brighton deve trovare il sostituto, ok? Intanto però ci dicono che il Napoli si è avvicinato alla richiesta del Brighton, mi pare di aver letto 15 milioni più bonus, il Brighton ne vuole sempre 20, però in contemporanea si è aggiunto il problema che il Brighton deve prendere il sostituto. Quindi secondo me il Napoli ha chiesto info a Amrabat perché forse vede che Gilmour non è proprio facile da prendere. Io questo penso, ma se il Napoli prende Gilmour e prende pure Amrabat, allora ragazzi non abbiamo risolto niente. Perché Gilmour e Amrabat insieme a Lobotka e Anguissa penso non arriviamo a 15 gol in 4 con più di 500 partite giocate. Amrabat non è il calciatore che risolve i problemi che abbiamo attualmente a centrocampo. Ci serve uno che sa segnare e in questo momento l'unico che sa segnare a centrocampo ce l'abbiamo fuori rosa che è Folorunso. Gaetano ragazzi non può essere messo nei due in mediana perché Gaetano non c'ha doti da centrocampista difensivo. Gaetano verrà usato probabilmente sulla tre quarti se rimarrà, oppure mezzala in un 3-5-2, ma nei due no, perché non è il suo ruolo. Mi fermo qua, ecco, mi fermo qua. E anzi, non mi fermo qua, voglio dire un'ultima cosa. Noi seriamente rischiamo di arrivare al 30 agosto con 0 punti in classifica, eh? Perché noi col Verona tre pappine abbiamo preso. Il Bologna, ragazzi, ha pareggiato con l'Udinese, ma ha creato di XG 3.31, ce li ho davanti ai miei occhi, 3.31. È una squadra sprecona, ma che crea. Quindi attenzione domenica contro il Bologna, perché se ne abbiamo presi 3 col Verona, col Bologna possiamo tranquillamente prendere 3 o di più. Rischiamo seriamente di arrivare alla chiusura del mercato con 0 punti fatti. E tutto questo perché? Perché non vuoi prendere Lukaku prima di Osimhen? Vuoi andare con molta calma sul mercato? Bene, intanto ti sei giocato potenzialmente 6 punti che potranno forse essere decisivi a fine campionato. Ecco, quindi voglio chiudere così. Ecco, ragazzi, quindi questo è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Oggi è un video un po' polemico, ecco, ma l'ho voluto fare, ragazzi, perché sinceramente mi sto stancando. Mi sto stancando e mi sto preoccupando sempre di più perché qui, ripeto, non vedo chiarezza, non vedo un piano, ecco, non vedo un piano, vedo un Napoli che naviga a vista. Ecco, sinceramente, questo vedo. E siamo al 21 agosto, non al 21 luglio, non al 21 giugno, 21 agosto, tra 9 giorni è finito il mercato.
lo voglio ripetere. Quindi, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale che è totalmente gratis e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Sempre e comunque, forza Napoli, perché quello non mancherà mai, però la preoccupazione è un'altra cosa che non sta mancando e che anzi aumenta a dismisura ogni giorno che passa. Buon proseguimento di mercoledì a tutti, ragazzi. Ciao.